Evento che sposa l'innovazione senza rinnegare la tradizione, ma anche un'offerta turistica resa forte da chi in montagna vive e lavora. È la festa dell'alpeggio a Chiareggio in Valmalenco, che come ogni anno consente di fare il punto a fine estate per istituzioni, allevatori e agricoltori. Momento di festa e premiazione, ma anche di prezioso confronto, iniziare dal convegno che solitamente apre l'attesa 2 giorni. Non è un periodo facile, ma forse proprio per questo, e anche per questo, è giusto riconoscere meriti e sacrifici di chi lavora, ma anche lo stupore e il divertimento che abbiamo visto sul volto di tanti bambini meritano di essere annoverati nei momenti importanti della festa. Una grande partecipazione di pubblico, perché questa non sia solo una festa fine a se stesso, ma sia una festa che vada realmente, ribadisco, a tributare tutto il lavoro e tutto quello che viene fatto dagli agricoltori che mantengono un territorio integro, ma soprattutto un territorio fruibile da parte sia dei residenti che da parte dei turisti. La mungitura, i prodotti tipici, la tradizionale offerta di frittelle, la grande accoglienza della Valmalenco. Il tutto a ribadire l'importanza del lavoro degli allevatori in montagna, anche dal punto di vista della tutela e della salvaguardia del territorio. L'agricoltura italiana, l'agricoltura valtellinese, chiaramente in grossa difficoltà per il rincaro delle materie prime. In particolar modo quest'estate abbiamo avuto anche la siccità che ha rincarato la dose. Il costo di produzione di un litro di latte, di qualsiasi produzione agricola, è cresciuto in maniera esponenziale. Stiamo lavorando con le istituzioni e con la politica perché si possa mantenere una redditività alle aziende agricole. L'azienda agricola è un'impresa che va sostenuta, perché non produce solo cibo, ma produce anche valorizzazione dei prodotti, produce anche, ha un ruolo anche sociale e per quanto riguarda il territorio. Quindi abbiamo la necessità di sostenerla con tutte le forze. Ma prezioso questo appuntamento è anche per pensare con ottimismo al futuro, al coinvolgimento dei giovani nella vita delle nostre aziende agricole. Una delle forze principali dell'agricoltura valtellinese sia quella di avere molti giovani. I giovani sono coloro che ci fanno guardare al futuro, hanno in mano una capacità di mantenere le tradizioni guardando però e coniugandole con un'innovazione tecnologica che in agricoltura sta veramente prendendo piede. I giovani sono coloro che portano avanti una passione che gli è stata tramandata, una passione viscerale per i loro animali, per la loro terra, gli è stata tramandata dai loro genitori, dai loro nonni. Come sempre, le premiazioni sono state il momento clou dell'evento, con Melinda dell'azienda agricola Claudio Renati votata Miss Alpeggio, così come non sono mancati i riconoscimenti assegnati da ONAF, organizzazione nazionale assaggiatore formaggi. Qui si è assegnato un altro premio al miglior produttore di Scibut. L'alpeggio non è solo un simbolo, la tradizione, ma può rappresentare la svolta per la montagna, il ritorno dell'uomo alla sua tradizione, ma con mezzi, strumenti moderni, ma soprattutto con il sostegno delle istituzioni, perché fare agricoltura in montagna costa, ma è fondamentale per mantenere qui vive le nostre tradizioni, la popolazione, il lavoro e sostenere l'economia. Sono i momenti fondamentali, un momento di aggregazione, ma un momento anche di conoscenza, non solo per gli abitanti, ma anche per i molti fruitori e quelli che si stanno avvicinando alla montagna, dove possono cogliere quello che è l'essenza e quello che sono le nostre tradizioni. E soprattutto l'impegno che ci mettono gli allevatori, sia in alta montagna ma anche nel fondovalle. Quindi i nostri prodotti sono prodotti che derivano da una grande passione e da una grande familiarità, e quindi credo che questi siano momenti da sostenere, come Regione Lombardia sta facendo. Una festa in cui promuoviamo il territorio e l'enogastronomia, ma quest'anno più che gli altri anni è stato uno spunto di riflessione sulla difficoltà che sta vivendo il comparto degli alpeggiatori e il comparto degli agricoltori. Quindi abbiamo sottolineato appunto a livello di difficoltà economica che c'è bisogno di particolare attenzione da parte delle istituzioni, sia locali che centrali, ed abbiamo anche sottolineato l'importanza che gli alpeggiatori hanno per la manutenzione del nostro territorio e per garantire la biodiversità. Meno del solito gli allevatori in gara, ma non per colpa del vento gelido che ha sferzato la manifestazione, bensì perché molti hanno rinviato la transumanza per sfruttare i pascoli alti fino alla fine. Molti alpeggiatori sono rimasti con i loro capi ancora in
preparazione al peggio per evitare di dover contribuire all'economia aziendale utilizzando foraggi e mangimi che hanno dei costi elevatissimi. Per questo motivo stanno aspettando di utilizzare tutto il periodo ancora buono per rimanere in alpeggio e evitare così un aggravio di spesa alle loro aziende. Momenti di riflessione arrivano anche dal convegno, che come sempre è stato parte integrante della festa di Chiareggio. Ci sono tanti aspetti estremamente curiosi, soprattutto legati all'uso alimentare, l'uso terapeutico, e quando parliamo di terapia di uso medicinale il riferimento è all'uomo ma anche agli animali, e in particolare la relatrice Martina Bottoni ha descritto delle chicche, usi che sono radicati ma di cui la popolazione spesso non comprende il valore profondo. Nell'ambito alimentare sono emerse tantissime piante, tra cui ad esempio lo spinacio selvatico o anche la silene, e in entrambi i casi si usano le foglie per preparare minestre o anche per preparare ripieni o impasti. Nell'ambito terapeutico, Regina della Valle è l'Achillea moscata, o qui chiamata erba iva, che viene utilizzata per fare un decotto portentoso da un punto di vista digestivo, proprio come mi è stato descritto, e che dire, viene usata anche per gli animali, per le vacche quando sono indigeste, è molto, diciamo, è una pianta molto usata anche per questo scopo. Festa dell'alpeggio inserita nel programma In Giro per Alpeggi, iniziativa non solo turistica sviluppata dal Consorzio Turistico Sondrio Valmalenco in collaborazione con Regione Lombardia. Iniziative e sforzi che mirano a valorizzare le attività zootecniche di alta quota. Evviva l'Alpe!